Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, benvenuti in questa nuova live del giovedì sera. Vediamo che se tutto sta andando bene, perché io qua devo avere un riscontro minimo, almeno nel monitor. Benvenuti, benvenuti in questa live. Allora, come detto in anticipo, vedo che mi ritorna due volte l'immagine. Comunque, spero che non ci siano problemi. Visto che c'era Stefano che già aveva scritto, era il primo nella chat che aveva scritto. Buonasera Matteo Forcucci, buonasera, buonasera Sergio e buonasera a chi è che si sta collegando e chi si collegherà e chi vedrà in differita il video. Ecco, iniziamo bene. Come al solito, alimentazione scollegata e già si stava spegnendo il computer. Iniziamo proprio alla grande. E allora, come va? Come va a tutti? Un saluto a tutti quelli che già stanno entrando. Ciao Fabio Leone, ciao Vittorio dei Conti Stoffi, ciao Giorgio, ciao Barbara Loggeria. Di che parliamo stasera? Niente, stasera perché dove altri lo sapete dire cosa che faccio così. Estemporanea nell'ultimo secondo. Stasera mi è capitato proprio all'ultimo orario un orologino che ha preso un po' di acqua, che si era arrugginito un po' tutto, si era arrugginito anche la tige, la corona, e quindi si era spezzata, era rimasta la tige rotta dentro la corona. Ne approfittiamo, facciamo vedere un pochettino come mi muovo io quando succedono queste circostanze, questi problemi con la corona spezzata. Ho preso già un pochettino di attrezzi, lo faremo qua in diretta, in live insieme a voi, sperando che tutto vada bene, perché può capitare sempre che con questi cercare di recuperare una corona a volte non è così semplice come può sembrare. All'inizio tutto sommato qualche volta rovinavo le corone, però poi piano piano, l'importante è comunque una corona irrecuperabile o quasi irrecuperabile, col discorso che la tige rimane spezzata all'interno, specialmente quando la tige non è arrugginita. Quando la tige è ancora in buone condizioni, l'acciaio è più duro da trapanare, perché poi vedrete in un secondo momento quando inizieremo a lavorare io faccio questa operazione meccanicamente, quindi col trapano vado a trapanare il vecchio asse internamente con le varie frese che utilizzerò e vi faccio vedere come mi muovo io. E questo è un sistema sia per recuperare le tige quando sono spezzate dentro le ruote, dentro in questo caso la corona. Come può capitare a volte di fare questo tipo di intervento, lo faccio anche quando si rompe qualche vite negli orologi, nei movimenti, in base a dove si trova. È più facile che faccio questa operazione nelle casse, quindi se la vite si spezza dentro le casse è più semplice fare questo tipo di operazione. Nei movimenti che sono in ottone, là si possono fare anche altri tipi di operazioni con gli acidi, altri tipi di lavorazioni. Allora, salutiamo quelli che si stanno collegando, che già stanno scrivendo. Buonasera a Sergio, già ti avevo salutato. Mi fa piacere che ti interessa come tipo di argomento. E ciao Antonio, buonasera anche a te. Ciao Salvatore Cosimano, buonasera. E ciao Rubex, buonasera. Va bene, dai. Allora, io come sapete all'inizio perdo qualche minuto cercando di attendere chi è che entra successivamente. Però poi se passa troppo tempo devo lavorare e poi alle 8:30 qualsiasi cosa succede, massimo, le 8:30 devo chiudere, ma penso, spero di riuscire a completare prima questo lavoretto, di farvi vedere, poi magari mi dedico un po' alla chat e successivamente possiamo anche concludere la serata. Allora, adesso vi faccio vedere un pochettino le attrezzature che utilizzo io per questo lavoro. Nel frattempo, io di tanto in tanto guardo la chat, però per questa operazione qua, per questo lavoro qua, dovrò stare un pochettino più attento perché poi vedrete successivamente ci muoviamo su centesimi per quanto riguarda la fresa che andrò ad utilizzare, perché considerate che una tige ha come diametro 0,90, quindi parliamo di meno di un millimetro, 0,90 decimi di millimetro, 0,910, vabbè, ci siamo capiti, 0,9 decimi di millimetro. E le frese che andrò ad utilizzare, partirò con una 0,05, quindi una fresa da mezzo millimetro. E poi fino ad arrivare al massimo utilizzo la 008, però quella raramente la utilizzo, mi fermo alla 007 perché come vedrete, per quanto posso essere fermo, preciso, per quanto posso non muovermi molto con la fresa, con la frusta che utilizzo io, ci sono comunque delle tolleranze, dei margini di lavorazione che la fresa
perfettamente centrale, poi lo faccio manualmente, non ho un tornio che, o un trapano a colonna che cerca, per quanto il trapano a colonna credo che non abbia la stessa precisione di un tornio, che mi tiene la punta perfettamente centrata. Questo è per chi non ha i torni, per chi non ha il trapano a colonna, si trova a casa con un Dremel, può provare anche col Dremel, però sempre con le punte adatte. Vedrete anche che potrei utilizzare due tipi di punti diversi. Io quasi sempre uso quello in acciaio temperato e un HFS come tipo di acciaio, però ci sono anche quelle là, Alvidia al carbone di tungsteno, altri tipi di materiali che servono per fresare in quel caso degli acciai molto più duri. Allora, vediamo un attimino la chat, nel frattempo mi fa piacere che scorre. Grazie, Kurz. Mi chiamo Urso perché tutto il resto seguo con estrema attenzione sempre ottimi contenuti. Grazie, grazie a te. Nunzio Romano, buonasera anche a te. Pietro, ciao Pietro, buonasera. Miki, buonasera. Miche, no Miki, Miche. Stasera argomento interessante. Mi fa piacere, non pensavo che fosse così particolare come argomento. Vedete, è stato un caso, non credetemi. C'ho l'orologio qua sopra, la cassa già è smontata, l'orologio ho finito di ripararlo perché era un po' ruggito, era un orologio al quarzo di un amico che me l'ha portato. Beh, cambiamo telecamera così vediamo un attimino. Ops, ho sbagliato telecamera. Praticamente mi ha portato questo orologino qua che c'era un pochino di ruggine tutto attorno attorno. Fortunatamente sono riuscito a recuperare il movimento, pensavo che fosse recuperabile, invece l'ho smontato tutto, l'ho pure ripulito. In questo caso cos'era successo? La tige, come vedete, e c'è questa ruggine che si è spezzata, va a finire nei motorini. Qua ci sono tre motorini, passo passo con le loro calamite, attirano tutto ciò che è metallico, in questo caso anche la ruggine, e si erano bloccati. Fortunatamente il circuito è stato recuperabile. Questo qua è un movimento ISA 8172, che per quanto può essere un movimento tra virgolette al quarzo, è pur sempre un movimento che andarlo a comprare in fornitura da quei 50-60 euro costa. E quindi se possiamo fare risparmiare il cliente, oltretutto era un cliente amico, quindi a maggior ragione ne approfitto per fargli risparmiare qualcosina. Però appunto, come vi ho detto, è successo questo problema con la tige spezzata dentro, cioè la tige spezzata perché proprio era con la ruggine, quindi è rimasta in due pezzi, una parte dentro la corona e l'altra parte è rimasta nel movimento. Io già c'ho la tige, ho messo la tige nuova. Però dovevo liberare per recuperare questa corona. Questo qua è un orologio Philippe Watch, quindi comunque sia una corona di questa ancora oggi si riesce a recuperare in fornitura. Passa un po' di tempo, si chiede tramite l'assistenza il ricambio e in teoria si riesce a recuperare. Sembra una corona a vite che ha un suo costo, quindi possiamo mettere una nuova? Sì. Si fa questo lavoro per cercare di recuperarla, perché no? Ancora la corona è funzionante perché c'è la sua molla funzionante regolarmente, la filettatura a vita bene. Purtroppo è stata una svista del cliente che ha lasciato la corona aperta, è entrata acqua, però la corona la possiamo recuperare. Lo stesso lavoro può essere fatto in corone che non si recuperano, che non ci sono più come ricambi, ci sono corone vintage, corone antiche, difficilmente recuperabili o difficilmente da trovare in fornitura e a maggior ragione questo lavoro è giustificato. Comunque, adesso vi farò vedere un pochettino appunto le varie attrezzature. Dedico altri 3 secondi alla chat, dopodiché mi farò vedere un pochettino tutti i componenti che utilizzo per fare questo lavoro. Spero che l'audio si senta bene perché nessuno mi ha dato un feedback, non c'è Paolo, perché Paolo Gnoffo è perfetto per darmi il feedback iniziale, sia di audio che di video. Comunque, spero che non ci siano problemi di sorta. Salvatore Cosimano, il Casio 3784 che non so che cos'è, è difficile da regolare? Va in collegamento col segnale, non lo conosco. Poi magari se lo vedo, 3784, tutto ciò che sono orologi dove ci sono radiocontrollati, Citizen, a maggior ragione, anche lo stesso coso, anche lo stesso Tissot T-Touch, gli orologi al quarzo. Dove ci sono delle complicazioni particolari, o ore del mondo, sempre orologi di, parliamo sempre di Citizen o altre marche, anche Casio, dovete tenere sempre in considerazione, io ve lo dico per esperienza, al di fuori delle regolazioni normali, specialmente se ci sono state delle cadute di tensione, nel senso l'accumulatore, se è un solare, l'accumulatore si è scaricato, può capitare che il circuito
abbia dei problemi, nel senso non abbia più la tenuta della memoria. Non avendo una tenuta della memoria esatta, può capitare che nel momento in cui andate o a riattivare tramite la luce del sole l'accumulatore e rifunziona l'orologio, potrebbe capitare o le lancette non vanno a essere precise, non si ritrovano, non si rimettono in linea, oppure le ore del mondo non vengono segnate bene perché si è cambiato involontariamente proprio attraverso, a causa di questo problema qua legato alla perdita di tensione. Ha perso il segnale, ha perso la memorizzazione della zona dove era stato memorizzato in origine e quindi si deve quasi reimpostare tutto da casa madre, cioè con segnale orario reimpostato nel locale, se c'è il fuso orario, se c'è l'ora solare, ora legale, ci sono tutte queste funzioni, ma in particolare può capitare, e lo dico appunto per esperienza, che a volte le lancette vanno fuori sincrono. Che vuol dire che le lancette vanno fuori sincrono? Che ci ritroviamo, mi faccio un'ipotesi, l'orologio che dovrebbe segnare le 10, quindi la lancetta delle ore sulle 10, la lancetta dei minuti sul 12, può capitare o quasi sempre che la lancetta delle ore non è perfettamente centrata sul 10. Questo vuol dire che sono andate fuori sincrono le lancette. Questo sincronismo deve essere ripristinato con degli azzeramenti particolari che normalmente trovate nel libretto. Sono libretti grossi. Capisco che a leggere è un po' complicato perché ci sono tantissime sottofunzioni. Il tempo che uno va a trovare questa particolarità o questo proprio sistema di andare a resettare, a sincronizzare le lancette non è facile, perché a volte si parlano di azzeramento lancette e l'azzeramento lancette è una cosa che magari fa riferimento al cronografo o fa riferimento al datario, mentre il sincrono di cui parlo io è proprio risincronizzare le lancette entrambe sul 12. In alcuni siti ce n'è anche il datario, deve essere proprio risincronizzato tutto, ma trovate ogni orologio, cioè il suo libretto con tutte le spiegazioni. E questo si rifà sia con orologi Citizen, Casio, e, ripeto, anche a volte anche i T-Touch hanno questo problema, dove c'è la risincronizzazione proprio delle lancette perché hanno questo tipo di problema. Ve lo sto dicendo come esperienza, sapete che può capitare, quindi se a volte vi capitano questi orologi e non riuscite a mettere in orario perché vanno fuori orario e non sono precise le lancette, sappiate che c'è questa funzione di risincronizzare le lancette tutte sul 12 e poi da là l'orario dovrebbe essere rimesso normalmente a posto. Fashion Watch, buonasera anche a te. Grazie, grazie Fabio per quanto riguarda il riscontro di audio e video, perfetto, sabato di va bene l'audio, grazie. Iniziamo a lavorare. Allora, come dicevo, e adesso quasi farò vedere quasi tutto con la macro. Perché con questa telecamera, per quanto posso avvicinare, non avremo mai la risoluzione che possiamo avere con la macro per quanto riguarda le distanze. Io adesso l'avvicinerò un pochettino di più, però ripeto, questo cambierà poco. Allora, come dicevo, corona, tige arrugginita che non dovremmo più utilizzare, quindi ce la togliamo dalla circolazione, e poi gli attrezzi che andrò ad usare io. Parliamo intanto delle frese. Queste sono le varie frese con i vari scatolini, con le varie misure. Vedete nella base degli scatolini, eccoli qua. Qua abbiamo frese da 0,05. Quindi dov'è qua? 0,05 vuol dire mezzo millimetro, 0,5 decimi di millimetro o 0,05 centesimi di millimetro. Quindi 0,05 e poi ci sono le. Queste qua sono le 0,6. E così via, le 0,7, queste qua sono le 0,7 e per ultimo le 0,8. Io le segno con la X perché quando li spacchetto, per ricordarmi dove ce le ho conservate, mi ricordo quelle scatoline che già sono state aperte. In genere ci sono scatoline di 6 punte diverse. Sono delle frese a palla, che vuol dire delle frese a palla. Vi faccio vedere adesso le frese che. Questa è una 0,05, ma forse è meglio farvi vedere quella più grande, la 0,08. Oppure ancora più grandi, così capiamo meglio di che stiamo parlando. Adesso vi faccio vedere la 0,19, così la testa si vede meglio. Però, così come questa qua, la 0,19, quindi già questa qua è quasi 2 mm di diametro di fresa. Ve la faccio vedere con la macro. F7, eccoci qua. Queste sono le frese a palla. Intuitivo perché si chiamano a palla. Considerate che in questo caso, da una punta all'altra della palla, da qua a qua, abbiamo 1,9 in questo caso, cioè giusto, in questo caso è 1,9 mm.
Mentre considerate che se vi prendo la 005, che è quella con cui inizio io a lavorare, vi faccio vedere la grandezza della 005, se riusciamo a non farle cadere. Allora, questa è già una 005 usata. Io l'ho messa qua dentro perché ancora può dare una prima smossa alla tige spezzata. Guardate le differenze. Si riesce ad intravedere praticamente sia l'uno che l'altro. Perché io qua un disturbo. Differenza di grandezza tra una fresa e l'altra. Quindi questa qua è la 005 e questa qua è 1,9. È una bella differenza. Inizio quindi a trapanare piano piano con la 005. Poi quando sono arrivato in fondo si sente la differenza di fresa perché appena si riesce a trapanare tutta quanta la parte centrale della tige. Si sente che è più libero perché c'è un piccolo spazio normalmente tra il fine corso della tige con il fondo della corona. Si sente questa differenza, i metalli cambiano e quindi a quel punto si passa con la fresa un po' più grande. Quando abbiamo dei metalli più duri, ripeto, in questo caso non ce n'è di bisogno, ma può capitare di avere dei metalli particolari. E quali sono i metalli particolari? Si spezza una di queste frese all'interno della corona. A quel punto queste frese che sono HHS, quindi una fresa molto dura per quanto riguarda l'acciaio, se si spezza quella fresa non posso andare con una fresa simile a forarla, perché non farei niente, non concluderei niente. Sono due frese, sono due metalli molto duri, uguali, identici, non risolverei il problema. In quel caso mi dà una mano delle frese particolari con delle punte speciali, che sono punte Nvidia, hanno la stessa forma, la stessa caratteristiche, quindi sempre fresa a palla, ma con dei metalli ancora più duri di questo qua. Sono metalli Nvidia, metalli in carburo di tungsteno, comunque hanno delle punte particolari molto più fragili da un punto di vista proprio di fragilità, cosa intendo per fragilità? Se io quelle punte là, per un errore qualsiasi, dopo che sono montate, le batto in questa posizione, anche involontariamente, su un altro metallo, si possono spezzare all'improvviso perché sono fragili per quanto riguarda proprio la fragilità, ma molto dure nel lavoro di fresa, nel lavoro di perforazione. Queste perché ci sono queste punte molto sottili. Prendiamo delle punte come queste, con questi materiali molto più grandi, riescono tranquillamente a. Cioè, gli altri metalli gli sembra burro quando vanno a forare o a lavorare su altri metalli. E allora. Adesso torno al lavoro, guarderò il video più tardi. Buon lavoro, grazie Kurz, buon lavoro anche a te. Sono molto costose, le frese Nvidia costano. Parliamo già, se non ricordo male, quelle mi sono costate circa un 6 euro a fresa, quelle là. Mentre queste qua, no, queste qua sono già la scatolina, si compra con 7-8 euro. Una scatolina intera, massimo 10 euro, però sono 6 frese, quindi già vengono circa 2 euro a fresa. Non hanno dei costi eccessivi, però riusciamo a recuperare, ripeto, una corona di questa, in questo caso è una corona Filippo, ci saremo intorno ai 35-40 euro la corona originale, quindi ci può stare anche se dovessi rovinarsi una fresa nel costo finale del lavoro. Questo ho risposto a Salvatore. A questo punto faccio vedere un attimino come mi muovo io sul lavoro che deve essere eseguito. Allora, per prima cosa, come dicevo, io dovrò iniziare a trapanare con una 005 e la fresa chiaramente dovrà andare a lavorare quanto più al centro possibile della nostra tige. Quindi mettiamo qua la corona così faccio vedere di che sto parlando. Non capisco perché mi compare questa palla. Allora, io con questa fresa dovrò andare a lavorare all'interno. Vedete, un po' troppo luce. Io con questa fresa dovrò andare a lavorare all'interno, ecco qua, all'interno di questa tige spezzata, cercando di toccare quanto meno possibile le pareti, anzi, non dovrei proprio toccare le pareti, perché nelle pareti poi vedremo che spunterà la filettatura della corona vera e propria, quindi noi altri dobbiamo muoverci all'interno perché comunque sia, ricordiamoci che a 0,9 troveremo la filettatura dove poi dovrebbe andare a rientrare la tige nuova.
Quindi dovrò stare quanto più a centro possibile. In questo caso mi sta capitando stasera che questa corona purtroppo è un po' spezzata all'interno la tige, cioè non è normalmente quando si spezzano che rimangono degli spuntoni fuori della tige, non sono sotto, come in questo caso, spezzati all'interno, perché vedete qua fuoriesce, anzi non fuoriesce proprio per niente. Ma normalmente un pezzettino rimane sempre fuori. Quando dovesse capitare che rimane un pezzettino fuori, prima di iniziare a lavorare, proprio perché non dobbiamo lavorare con la nostra fresa su una superficie appuntita, dobbiamo cercare di lavorare su una superficie piana, così da poter centrare al meglio la parte che ci interessa. Allora io porto a livello, cioè appiattisco il più possibile con una lima molto, molto fina, molto dolce. E mi vado proprio a limare la superficie, come si vede, mi vado a limare questa superficie in modo tale che la porto quanto più in piano possibile la tige spezzata che rimane fuori. In questo caso purtroppo non c'è questa possibilità perché si è rotto un pezzettino all'interno, quindi dovrò fare molta attenzione, andarci con la punta e cercare di muovermi il meno possibile lateralmente. Ecco, questa a grandi linee è l'operazione che andrò a fare adesso. Spero di aver spiegato un po' il tutto. Se qualcuno non ha capito qualche cosa, magari lo scrive. Io adesso mi dovrò un attimino concentrare qua per cercare di recuperare questa corona, perché vorrei evitare di fargli spendere questi soldi a questo amico mio, perché voglio dire, se possiamo recuperare la sua stessa corona, non vedo perché gliela dobbiamo fare comprare un'altra. Allora, vediamo se... Eccoci. Allora, attenzione, io scusate, ma se non metto gli occhiali non riesco. Attenzione alla filettatura. Salvatore, ci proviamo. E poi non ci riesco. La corona comunque era rovinata. Però cercheremo di recuperarla. Ci provo. Ci provo. Vediamo se... spostare qualcosa. Diciamo sì, con la telecamera è giusta, io utilizzo un'altra pinzetta perché poi purtroppo in questi casi cosa succede? Con la corona, quando c'è la corona a vite, parte centrale purtroppo ha comunque una molla che va a pressare, quindi dovrò comunque fare un minimo di leva, però allo stesso tempo non pressare troppo perché la molla, il pistoncino scende dove c'è la molla. E andrebbe troppo in giù e mi si muoverebbe il tutto. Io però vediamo se riesco a lavorare qua, perché se non riesco qua mi devo mettere più sotto. Perché forse vediamo se voi altri riuscite a vedere qua sotto. Ho paura di no, perché qua mi viene meglio. Vediamo se riesco a... no, quella non riesco. Posso allontanare un pochettino l'immagine, forse allontanando l'immagine riuscite a vedere anche la parte sottostante dove sto lavorando, perché qua sopra mi viene male a lavorare, lavoro meglio più in basso perché la frusta si muove in maniera più uniforme, perché viene distesa meglio. Qua mi farebbe una curva anomala e mi creerebbe problemi. E allora vediamo se riusciamo, vi faccio vedere la prima parte. Una cosa che devo fare, che faccio molto spesso con questo tipo di lavoro, la limatura la tolgo in continuazione perché non la lascio, a parte che non mi farebbe vedere bene il lavoro come sta procedendo. E quindi sto sempre a togliere la limatura, uso un rodico sporco di quelli là che ho io qua sopra, di quelli più vecchi, e vado togliendo la limatura. Spero che si riesca a vedere. Vedete, nella parte alta si riesce a vedere dove sto lavorando.
Al momento sto facendo il lavoro che avrei dovuto fare con la lima. Ci sono degli spuntoni all'interno, quindi mi fanno spostare la fresa. Allora sto andando a limare lateralmente per cercare di appianare un pochettino questa parte qua iniziale. Non so se si riesce a intravedere, però non credo che. Vediamo. Sono messo un po' male. Già sono arrivato nella parte dell'acciaio della. Ho cominciato a togliere la ruggine, già sono arrivato nell'acciaio della tige. Se faccio vedere, spero che si riesca a intravedere. Adesso, se vedete, già si comincia a vedere la parte lucida. Centrale c'è la parte più lucida, quella là è la tige, che già ho tolto la ruggine di sopra. Adesso devo andare quanto più centrale possibile per potermi muovere direttamente al centro. Telecamera. Vediamo se adesso magari continuo qua sopra. Io sto usando ancora una fresa un pochettino più vecchiotta perché comunque sì, essendo più liscia, già che comincia a essere usurata la fresa, mi lavora con minore aggressività nella tige. Vado piano piano perché se per caso mi accorgo che la fresa si muove più verso i bordi della corona, io allora do una leggera pressione maggiore dal lato opposto, così si allontana dalle pareti della corona. Io non so se si riesce a vedere, però la limatura, vi faccio vedere la limatura che vado togliendo ogni volta che vado con rodico. Scusate, ma io devo sempre guardare, non so se si riesce a vedere, io adesso non vedo niente, eh? Guardo qua ma non sto vedendo niente. Spero che si riesca a vedere la limatura che c'è al di fuori, dove io sto andando a lavorare. Questa limatura io con rodico la vado togliendo così da lasciare la zona pulita e poter vedere meglio la parte dove sto lavorando. Stesso discorso di pulire, pulisco anche la punta, perché può capitare che nel momento in cui andiamo a lavorare si va a creare un minimo di, non lo so, sembra tipo magnetismo, perché si va tipo a calamitare un pochettino il tutto, anche per la fresa. E ci ritroviamo la limatura un po' dappertutto. Quindi qui siamo a buon punto. L'importante è non avere né premura e non andare troppo in profondità con forza, perché specialmente, ripeto, con queste qua abbiamo questo problema.
qua. Ho sentito proprio che ha cambiato forza, ha forato già. Adesso ci ritroviamo con la tige ancora montata nelle pareti, infatti la filettatura non si vede. Ci troviamo con le tige ancora attorno nelle pareti, la tige vecchia, quindi non si vede la filettatura, però allo stesso tempo la parte centrale della tige è forata. Vi faccio vedere se si vede qualcosa e poi do un attimino un'occhiata alla chat. Allora, non so se si riesce a vedere, c'è già il foro centrale. Vedete? Si vede già un buco centrale. Questo buco, per quanto sembra poco, si vede che è poco fuori centro, ma per quanto è fuori centro, non è andato a toccare le pareti esterne della corona, quindi ancora la filettatura non l'è toccata. Adesso bisogna, o con la stessa fresa, una fresa sempre da 0,5, però nuova, perché questa qua, ripeto, è usata. Quella nuova già ha le alette della palla della fresa, più nuove, quindi vanno a togliere maggiore materiale per quanto riguarda il lavoro. Però adesso, guardando meglio con la lente di ingrandimento, in alcuni casi mi aiuta anche con la 12x, vedo come è combinata. Se nel caso mi sembra che ci sia ancora spazio rispetto al bordo della corona, cioè alle pareti del tubo della corona, passo una fresa più grande. Adesso per un secondo mi dedico alla chat e poi continuiamo col lavoro. Torniamo qua con questa qua. Allora, dove siamo arrivati? Attenzione alla fettatura, ok, bravo. Ah, vabbè, sì, dai. Sergio, allora, penso che anche se si rovina la fettatura si può usare la colla per filtrare. No, la colla non tiene bene. Sergio, la colla non ha un'efficienza quando riguarda la tenuta. In passato c'era anche chi stagnava la tige con la corona, però io non l'ho mai fatto. Non lo ritengo un lavoro fatto bene, però in passato si faceva anche questo. Magari perché non lo so fare, magari sarà anche corretto farlo. Ricordatevi che io non sono uscito da una scuola di orologeria, io ho fatto pratica sul campo. Magari la scuola di orologeria vi dice che si può anche saldare. Io non lo so, non vi posso dare per certo una cosa di questo. Sono le 8, l'orologio mi sta dando il segnale delle 8. Va bene, andiamo avanti. Dai, visto che tutto sommato la chat non scorre tanto, vedo che ci sono 23 persone collegate, ma tige autofilettanti, non ti seguo. Cosa intendi per tige autofilettanti? Non credo. Tu dici che la tige faccia da filiera? No, non credo, perché i materiali sono diversi. La filiera è molto più dura rispetto alle tige normali. No, non credo. Allora, continuiamo dai col lavoro e vediamo se possiamo completare questa corona e recuperare questa corona stasera in diretta con voi. Vediamo un attimino, adesso cerco di guardare meglio il lavoro come sta andando. Io in alcuni casi, quando sono arrivati in queste condizioni, io ci provo, non capita spesso, ma a volte, siccome comunque sia, si va a, come dire, la parola esatta è, non mi sta venendo, mi viene in siciliano, in dialetto, non mi viene in italiano. Comunque sia, la tige che abbiamo spezzato all'interno, sono rimaste esternamente la parte ancora che è unita alle pareti della corona. Quindi abbiamo smontato, abbiamo letteralmente svuotato la tige internamente. Oltre a questo, che cosa è successo con questo lavoro che abbiamo fatto? Abbiamo riscaldato la parte. Potrebbe capitare che io adesso, inserendo un cacciavite da 0,05, da 0,6, il cacciavite più piccolo che c'è, da 0,6 all'interno della tige vecchia, o provando ad inserirla all'interno della tige vecchia, dove ho creato il foro, potrei provare ad inserire il cacciavite. In qualche caso il cacciavite si è riuscito ad inserire e ha piano piano, perché si è serrato con la vecchia tige che era rimasta nelle pareti, ho svitato anche le pareti, la tige che era rimasta internamente. Qualche volta, una volta ho fatto un video e ho fatto vedere che mi era uscito proprio la tige forata al centro con ancora tutte le pareti intatte.
Io quindi prima di andare avanti con questo tipo di trapano, io faccio questa prova, vedo se si svita. Non è questo qua il caso. Sarebbe stato bello se si svitava. Ma non si sta svitando. Quindi mi fermo più di tanto perché comunque sia, quindi questo lavoro qua va a creare un minimo di logorio nella vecchia tige. Ok, mi sono accorto che sono andato poco poco verso un lato esterno. Adesso io allora con la stessa tige, con la stessa fresa, mi muoverò in direzione opposta, quindi cercherò di fare un po' di leva lateralmente, cercando di andare a togliere il materiale dal lato opposto. Non so se si riesce a vedere questo nero che c'è, la limatura che esce chiaramente della tige vecchia. Ok, già ho tolto materiale dal lato opposto, faccio la riprova col cacciavitino, però niente, non mi dà questo piacere stasera. Va bene, a questo punto allora, prima di andare con una fresa a palla più grossa, quindi io rimango sempre con la 005, infatti queste qua le metto. Me la conservo sempre e vado a prendere una 005 più nuova. Normalmente me le sistemo in maniera tale che posso andare a usare quelle una vicino all'altra. Questa è nuova, questa ancora non è utilizzata. Quindi prendo una 005 più nuova, dove vi dicevo le alette sono ancora più con il mordente ancora fresco e gli diamo un colpettino così da smontare. È rimasto qualcosa attorno attorno. Vedete anche le stesse vibrazioni che fa il trapano. Mi fa passare la fresa a palla dalla 005, me la fa spostare a 006, 007, in base poi ai movimenti. Io quando la metto qua sopra lo sento che vibra un po' di più, qua sotto un po' di meno perché la frusta lavora meglio. Però con altri tipi di trapani, magari con il Dremel sei più preciso, ci sono altri tipi di uno, si può muovere in maniera diversa e fare le operazioni quanto più precise possibili. Ok. Adesso ancora io lateralmente, la tige, non, ancora lateralmente non si vede la... Ancora lateralmente le pareti non si vede la filettatura. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ancora di qua, nelle pareti esterne, a parte nella parte sommitale, proprio si vede un minimo di filettatura, per il resto non si vede la filettatura, perché ancora c'è la tige agganciata, la tige vecchia agganciata alla vecchia filettatura. Vi do adesso una passata leggermente con la 006, quindi passiamo alla fresa superiore. Sempre per iniziare io ho la fresa, quella più vecchia, inizio con questa che pur sempre... Per quanto vecchia, è sicuramente più grande della 005, quella che ho usato fino adesso. Parliamo sempre di un decimo, ma vi posso garantire che su queste misure un decimo si sente. Vediamo se riesco adesso, mi rimetto qua sotto perché vediamo se si vede. Sì, si vede da là. Ok, già questo ha dato un colpettino maggiore rispetto a quella là, chiaramente, sia perché è nuova e sia perché la testa è più grande. Infatti già qua il cacciavite adesso mi entra più in profondità perché adesso stiamo lavorando con le stesse misure, quella è 006 e questo qua è un cacciavite 60, quindi il diametro è uguale. Io provo sempre a vedere se si riesce a cominciare a togliersi qualche cosina di filettatura vecchia, ci provo a svitare con la speranza che qualche pezzettino fuoriesca, ma in realtà ancora niente. Proviamo adesso con la 007, però ci devo fare molta attenzione perché da questo momento in poi potremmo andare a limare la vecchia filettatura e noi questo non lo vogliamo. Cioè non la vecchia, potremmo andare a limare la filettatura della corona vera e propria. Qua di sicuro la 08 non la utilizzerò completamente.
Già ho visto che stiamo quasi arrivando alle pareti della corona. Ok, siamo proprio, c'è un filino sottilissimo di tige vecchia. Vediamo se riesco adesso con un cacciavite poco più grande. Siamo quasi arrivati, eh? A questo punto io cosa faccio? Prendo una tige nuova, proprio nuova, mai usata. E la uso tipo filiera, cioè vado a cercare di ricreare un filetto sulla corona, sulle pareti della corona, per vedere se riesce a prendere. Spero che con la corona ci siamo. Sì. Se non entra, gli diamo poi un altro colpettino di. Ora vuole un altro pochettino di fresata, perché vedete questa qua già è la 09, comunque sia non sta entrando liberamente, quindi ancora ci sono degli spazi per poter andare a lavorare. Un altro pochettino, perché proprio non entra proprio. Se avessimo fatto già un foro più grande, la tige entrava libera. Invece in questo caso proprio non riesce neanche a prendere all'inizio. Vediamo se con un cacciavite da 08 riusciamo a liberare. No, ancora anche il cacciavite da 08 non entra. E ancora un altro un po' di margine per la filettatura, ce l'abbiamo. Se prende. Voglio andare con lo 08, però mi sa che è proprio, credo sia soltanto all'inizio. Infatti, era soltanto all'inizio. Adesso si sta vedendo la filettatura. Faccio vedere e poi proviamo se prende la tige, ma dovrebbe cominciare a. Faccio vedere che adesso si intravede la filettatura e già questa qua è la filettatura della. Dove siete? Allora, sì, Antonio, effettivamente il rumore è quello. Allora, dove siamo arrivati? Non so se si riesce ad intravedere, vediamo se con questo qua, vedete un pochettino si vede. Aspettate che mi muovo diversamente. È una questione di luce e ombra, eh? Comunque già io sono riuscito ad intravedere la filettatura. Già,
Finché voglio mi muovo, cioè, eccola là, vedete? Si intravede la filettatura. Già quella filettatura ancora c'è un po' di spazio. Buonasera Pier, buonasera. C'è ancora un po' di spazio, però già quella là comincia ad essere la filettatura dove noi altri adesso dovremmo andare a cercare di far entrare la tige per bene, così poi la stessa si va a fare la strada. Vediamo se, ecco, immagino. Ecco qua, vedete, già sta cominciando a serrare, perfetto, già sta serrando. Adesso piano piano chiaramente gli facciamo fare la strada, non so se si riesce a vedere, io sono, ah ecco, come immaginavo, sono sull'altra telecamera. Va bene, dove siamo? Qua. Io già sono entrato per 3-4 giri con la corona all'interno. Vedete, io già sto girando e ancora, adesso è libero, quindi vediamo se farvi vedere bene. Io adesso inserisco la corona, questo inizia a prendere un paio di giri e già qua ha preso, però chiaramente poi posso girare ancora la corona. Sto girando, non la forzo più di tanto perché già così volendo la corona può essere utilizzata, perché abbiamo una corona che, come vedete, io me la posso tranquillamente tenere. Ah, la state vedendo là. La posso tranquillamente tenere, riesce a essere, è dura, non la forzo di più perché non voglio spezzarla di nuovo e poi devo andare a riforare. Però credetemi che già, come vedete, io adesso sono fermo, tengo questa qua fermo, mi faccio già, allora, perché è dura proprio a svitare, uno, ecco, un giro e mezzo completo, però già un giro e mezzo, già questo gli sta dando la strada. Io adesso potrei, per liberare ancora all'interno la filettatura, al meglio, quindi farla entrare ancora più in profondità, posso andare ancora a lavorare con questa 07 nelle pareti un pochettino più interne. Io poi, per questo dico, a volte mi devo andare a guardare. Sì, infatti, io vedo che c'è la filettatura nella parte superiore, c'è, e infatti è il punto dove siamo andati ad avvitare. E per una profondità di, sarà a mezzo di questo canotto che fuoriesce qua esternamente. Guardate che, allora, la filettatura che attualmente mi va a prendere è per metà di questo tubicino. Mi arriva a metà di questo tubicino. Quindi questo pezzettino qua già prende filettatura, metà o poco più di metà, perché poi la punta arriva un po' più sotto. A questa altezza c'è ancora la tige vecchia. E poco più sotto, perché poi questo pezzettino, questo tubicino qua si ferma qua sotto, non è tanto lungo, perché questo è il tubicino che fa questo movimento, vedete, quando la corona poi va a rientrare dentro l'orologio per avvitarsi nel tubo della corona, nel tubo della cassa. Quindi io posso andare con la fresa a smontare ancora all'interno la tige che è rimasta là dentro, oppure accontentarmi così, andare a serrare. Abbiamo comunque recuperato la corona e il lavoro che deve fare basta e avanza per quanto riguarda quel tipo di aggancio della tige. Considerate che ci sono delle corone molto più piccole dove con minore quantità di filettatura comunque reggono. E poi questi qua non sono orologi a carica manuale, sono orologi al quarzo, dove l'unica operazione che deve essere fatta è cambio dell'ora e al massimo il cambio della data, con delle ruote comunque molto più morbide rispetto alle ruote degli orologi meccanici, perché le chaussée qua sono molto più leggere, non hanno, scusate, io parlo pensando che si vede bene, non hanno grandi forze, grandi attriti da andare a prendere. Quindi potrei tranquillamente fermarmi qua, anzi, vi dite la verità, mi fermo qua anche perché sono le 9:20, le 8:20. Il lavoro bene o male l'avete visto, spero che sia stato chiaro. Si sia visto al meglio, anche se con quella telecamera non si vedeva tanto bene, però si è capito come si deve procedere. In questo caso, purtroppo, non possiamo usare acidi per andare a smontare questi tipi di tige spezzate all'interno, perché qua siamo acciaio con acciaio e gli acidi mi andrebbero a creare problemi anche nell'acciaio della corona. Quando invece ci sono corone in ottone, corone diverse, magari in quel caso si può operare diversamente. Questo, ripeto, a grandi linee come mi muovo io quando ci sono le tige spezzate all'interno del. E ormai da parecchi anni difficilmente
non riesca a recuperare una corona, ma proprio molto difficile. Se capita, in alcuni casi in emergenza posso anche sostituire una tige e mettere una tige con un passo più grande se ci sono gli spazi nei tubi. Ripeto, fortunatamente mi capita molto di rado di recuperare. Adesso mi dedico meno di 5 minuti alla chat. Se c'è qualcuno che mi vuole chiedere qualcosa, se non ha capito qualcosa, ho il piacere di rispondere, ben volentieri. Se no, ci salutiamo e ci aggiorniamo per la prossima live. Allora, vediamo un attimino qua. Abbiamo Passion Watch. Se il tubicino si rompe e fuoriesce la molla su queste corone, si può aggiustare. Allora, io ho capito cosa vuoi dire, ti devo dire la verità, è un problemone. Io difficilmente sono riuscito a recuperarle. So che c'è qualcuno che ci riesce a recuperarle, ma non mi ci metto perché si deve andare a smontare letteralmente la corona. Perché in realtà questo tubicino, come è tenuto all'interno della corona, è ribattuto perché è messo prima di mettere la parte esterna della corona. Quindi è messo il tubicino e ribattuto dalla parte esterna per non fuoriuscire da questa parte, dalla parte del tubicino. Nella corona, la parte interna è ribattuto e questa forma di piccola sbavatura che c'è fatta internamente a volte col tempo si sfila. Si deve andare a lavorare dall'altra parte. Per lavorare dall'altra parte deve essere smontata tutta la corona. Ecco, quello è un lavoro che io non ho fatto, non saprei come muovermi. In quei casi non lo so, c'è qualcuno che sicuramente lo saprà fare, ma io non so che dirti. Sto rispondendo a Passion to Watch. Rubex, è una novità, esperienza, beh, più che altro così, esperienza sul campo, poi la manualità viene lavorando sempre su questi attrezzi. Hai visto e capito bene? Ebbene Antonio, sono contento perché se l'hai capito tu, che non sei un orologiaio, un tecnico, comunque sia una persona che lavora sugli orologi, quindi io questo mi fa piacere che si riesca a capire bene o male i vari passaggi che vengono fatti. Grazie, grazie Rubix. Adesso saluto pure io. Buonasera Mario Bertini, non so se già ti avevo salutato. Corrado, buonasera anche a te. Va bene, dai, se non abbiamo altre domande, infatti sì, no, no, Passion non è così semplice. Se non ci sono altre domande, come vi dicevo, io stacco, vi ringrazio per aver partecipato anche questa sera in questa live, come al solito. Voi altri siete tutti iscritti, tutti abbonati, o perlomeno la maggior parte vedo che sono abbonati, quelli che mi seguono, che vedo le manine che compaiono, quelli sono gli abbonati nel canale. L'abbonamento, ricordo, per chi non lo è abbonato, non costa quasi niente. Parliamo di 1 euro al mese o massimo 5 euro, poi in base al vostro piacere di condividere un caffè con me. E per il resto vi ringrazio a tutti. Credo che non ci sia nient'altro. Non state scrivendo più niente. Grazie a tutti per aver seguito questa live. Ci aggiorniamo giovedì prossimo se tutto va bene e basta. Ciao a tutti da Alessandro Restivo. Stacco perché sono stanco. Buona serata a tutti, ciao. Se riesco a collegare.